sono Gino Schiona, mi occupo di riciclo e recupero dell'alluminio. Sono il direttore del consorzio imballaggio alluminio che vado a presentare velocemente. Sostanzialmente il consorzio nasce oltre 15 anni fa per un impegno dei produttori di alluminio, dei produttori di imballaggio, utilizzatori di imballaggi in alluminio. Sostanzialmente hanno condiviso cercare soluzioni per raccogliere, riciclare e recuperare gli imballaggi in tutta l'Italia. Questo ha dato i suoi frutti perché ovviamente ha conciliato le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle del mercato. Il consorzio sostanzialmente ha garantito il raggiungimento in Italia di obiettivi estremamente interessanti, li vedete proiettati nelle slide alle mie spalle. In particolare ci interfacciamo con tutti i comuni italiani e con le loro, voglio dire, aziende municipalizzate per promuovere la raccolta e garantire poi il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari. La cosa interessante è che ovviamente noi attraverso un accordo nazionale che ha un valore quinquennale riconosciamo ai comuni italiani delle risorse, in particolare le risorse comunitarie che noi riconosciamo sono le più alte relativamente a tutti i materiali che vengono raccolti in maniera differenziata. Questo è estremamente interessante perché c'è anche un discorso economico alla base per ovviamente coprire i costi di raccolta. Qui si applicano i concetti della responsabilità del produttore, ma anche il concetto di responsabilità condivisa, è un concetto estremamente importante anche nell'economia circolare perché questo va a promuovere ovviamente in maniera sistemica le forze che sono nella società, non solo le forze industriali ma anche le forze pubbliche e sociali. Di che cosa parliamo? Parliamo di lattine per bevande, vaschette, scatolette, foglio sottile, tubetti, cose semplici che però sono tutte cose che sono nel nostro ambiente domestico e sono tutte risorse, le chiamo così, che sono in ultima analisi nei rifiuti urbani, quindi non parliamo di rifiuti industriali ed altro. Questa attività ha permesso ovviamente di raggiungere e superare gli obiettivi, come dicevo, di livello europeo e nazionale. Ad oggi i risultati sono estremamente interessanti anche confrontati agli altri paesi europei e in particolare vorrei sottolineare anche che grazie alle sue caratteristiche l'alluminio ha delle è il partner ideale nel mondo dell'imballaggio, non solo perché ovviamente è leggero e in particolare anche e soprattutto per la parte estetica, ma in particolare per la sua leggerezza e per l'effetto barriera. Questo permette ovviamente nella fase di conservazione dei prodotti e quindi sia nella parte logistica che conservazione di avere delle performance che sono estremamente interessanti perché vanno a risparmiare spazio, ad esempio il fattore di occupazione dello spazio delle lattine impilate è del 92%, ma io penso anche alla shelf life del prodotto. In ultima analisi, nel momento in cui applichiamo l'alluminio che è un alto effetto barriera, andiamo a allungare la shelf life e quindi risparmiamo che cosa? Due cose, rifiuto ovviamente organico di cibo e in ultima analisi anche l'energia contenuta, quindi dobbiamo ragionare ovviamente anche con il principio del ciclo di vita del prodotto. L'altro concetto importantissimo è il riciclo al 100% del materiale, ma anche che questo può avvenire con infinite volte, quindi con infiniti cicli. Credo che sia molto importante perché a ogni ciclo l'alluminio, il riciclo dell'alluminio permette di risparmiare il 95% dell'energia, ma associato ad esso permette di risparmiare il 95% anche ovviamente delle emissioni serra. E da qui cominciamo a comprendere quanto è importante ovviamente salvaguardare questa materia. La maggior parte dell'alluminio è impiegato per beni durevoli e solo una parte, quella relativa all'imballaggio, ha vita breve. Ecco perché è importante e sono importanti organizzazioni come quella che rappresento e che serve a far capire anche quanto è importante andare a recuperare questo materiale. Un altro concetto credo che è importante sottolineare in questa occasione è il concetto del materiale permanente. È un concetto che è stato sostanzialmente anche affermato recentemente da una risoluzione del Parlamento europeo, in particolare del 2012, in cui
all'interno di un documento sull'Europa efficiente nell'impiego delle risorse viene affermato che è importante superare la definizione delle risorse tra rinnovabili e non rinnovabili, prendendo in considerazione anche i materiali durevoli o permanenti. Questo concetto è importante perché un materiale come ad esempio i metalli, in particolare l'alluminio, sono materiali che si usano e si riusano e si continuano a riusare, quindi si vanno a collocare in una terza, diciamo, in una terza via, perché sono quelli che non spariscono mai e credo che sia importante. Sono degli stock. Sono degli stock perennemente disponibili. Ecco, questo è un concetto estremamente innovativo e che in particolare noi dell'alluminio affermiamo, e cioè che è un concetto di disponibilità della materia, e infatti parliamo di aluminium pool, cioè di questa piscina di stock che è disponibile, e parliamo di metal to metal loop, che evidentemente permette di riusare la materia. Ecco, questo è un concetto estremamente importante che ovviamente sottolineiamo. Quindi il concetto di materiale permanente è importante per essere non essere ricondotte ai flussi che sono derivanti dal petrolio o evidentemente alle fonti rinnovabili. Però sì, è una nuova visione. Il nostro paese, lo sottolineavo prima, è importante perché produce solo alluminio secondario. Noi siamo leader in Europa e terzi al mondo dopo Stati Uniti e Giappone per la produzione di alluminio da riciclo sostanzialmente, e questo noi produciamo oltre 800.000 tonnellate di alluminio da secondario e storicamente siamo forti. Addirittura negli ultimi 4 anni abbiamo superato la Germania. Molto spesso quando qualcuno parla di automotive, quindi di leggerezza delle auto, beh, ci sono forti investimenti perché l'alleggerimento avviene attraverso l'utilizzo di materiali più leggeri. Beh, e voi pensate che attraverso l'utilizzo di materiali leggeri però bisogna pensare anche alla dimensione del post consumo della macchina. Ecco che qui l'alluminio ha delle aperture e viene utilizzato sempre in maggior quantità proprio per raggiungere obiettivi ambientali. Il 100% della produzione nazionale avviene da rottami, vado a concludere diciamo velocemente, quindi crediamo che l'industria del recupero e del riciclo oggi più che mai sia un modello di riferimento per le future politiche e strategie tese ad affermare una crescita economica basata sull'utilizzo efficiente delle risorse. Il materiale e la filiera sono pronti, hanno ovviamente, credono di avere le carte vincenti per affrontare nuove sfide. Stiamo parlando ovviamente di dematerializzazione, quindi alleggerimento in generale dei prodotti, sviluppo tecnologico altrettanto importante, conservazione della materia e dell'energia e perché no anche del valore economico dei materiali a fine vita. Io ho concluso, grazie ancora. Grazie.